Senti, Dora, ecco, a proposito di crescita, di consapevolezza, se c'è una giocatrice che in particolare sembra aver acquisito una marcia in più rispetto allo scorso anno, sei tu, insomma, ti sei caricata spesso e volentieri il peso di determinate situazioni da risolvere con entusiasmo e anche con proprio consapevolezza dei tuoi mezzi. Rispetto all'anno scorso, senti questa fiducia in più da parte della squadra, da parte di tutto nell'ambiente? E al tempo stesso senti anche questa responsabilità di essere un po' il punto di riferimento in molte situazioni. Allora, io partirei con me stessa, cioè che l'anno scorso il mister mi ha dato tanta fiducia e mi ha fatto capire i miei valori e anche i miei limiti, quindi così già sapendo i punti dove dovevo migliorare, che cosa dovevo fare, abbiamo cominciato a lavorare e adesso dopo 2 anni quasi penso che sia stata una crescita, ma perché, com'è, come spiegare? Un po' difficile. Sì, essere consapevole dei miei limiti mi aiuta anche a superarli un po'. Cioè, secondo me la differenza fra l'anno scorso di Dora e quest'anno di Dora è che ho più fiducia in me stessa e questo mi aiuta tanto. Questo solo la mia parte. Però per questa crescita ovviamente ci serve dietro di me anche una squadra fantastica, perché fare questo step non è facile e questa squadra mi ha aiutato perché si fida tantissimo in me, quindi io magari quegli ultimi palloni tiro con maggior sicurezza perché lo so che posso rischiare perché magari se tiro voglio rischiare su tipo money out e la palla magari torna, so che tutti sono dietro di me, mi coprono e poi rigiochiamo e eccetera eccetera. Questa squadra con la grande S maiuscola mi aiuta tantissimo e anche il pubblico, se devo essere sincera, che lo sentiamo sempre di più partita dopo partita, soprattutto quest'anno quando c'è una grande difficoltà e questo ci aiuta tantissimo. Senti, si diceva l'anno scorso, sembrava la tipica frase fatta, il nostro primo obiettivo è riconquistare il pubblico. Siamo 2 anni dopo, siamo tornati ad avere un entusiasmo, questo già l'anno scorso, però quest'anno anche con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, il fatto di avere questo entusiasmo, questa gente che comunque, sai, sono sempre Ci almeno un paio di peggiorano le migliaia di... cose di come Sono sempre un 2000 persone almeno che seguono la squadra. Vuol dire che comunque si è superata la fase dell'entusiasmo, siamo entrati in una fase in cui c'è anche la fiducia e l'affetto pieno del pubblico nei vostri confronti. vero, e questo era il nostro obiettivo di l'anno scorso e quest'anno mantenerlo e magari a portare a vincere anche qualcosa anche questo favoloso pubblico. Senti, parlando della squadra, ci sono adesso un tour de force, come diceva Stefania, una serie di partite molto importanti, perché comunque adesso c'è sabato Urbino, poi si va a Pesaro, poi c'è Busto, poi Villa. Vederle tutte quante così in Bene, fila. finalmente giochiamo. Sinceramente è questo il problema di quest'ultimo mese, che praticamente sono passate 4 settimane e noi abbiamo giocato una partita sola. Così è difficile prendere il ritmo, c'è sempre qualcosa che ci spezza, eccetera. Però adesso sono contenta che giochiamo così le partite ravvicinate, perché siamo poche. Così quando ci sono le partite così vicine ci si allena un po' meglio, meno che gli allenamenti sono più brevi, che a noi questo è il nostro favore, diciamo. E così prendiamo il ritmo, e giusto come diceva Steffi, questa è una prova anche dopo per i playoff. Insomma, l'approccio a questa serie difficile è quello appunto dell'entusiasmo, della determinazione, non certo quella del timore, del... No, assolutamente no, e adesso arriva un momento dove noi dobbiamo fare un ulteriore step avanti, proprio per la mentalità vincente che poi ci servirà per